Quindi vediamo un po' se quest'ultima stella mi darà qualcosa di content. Attenzione. Oddio, già epico. Sì, attenzione. Mi sa che funziona. Ah, proprio così. Ma allora la manutenzione è durata pochissimo. Ragazzi, buonasera. Bellissimo. Sono in live. Mi hanno detto che funzionava. E quindi siamo qua. Ma che è? Hanno messo anche sti regali giornalieri così. Va bene, però. Cos'è che abbiamo? Monete, reazione epica. Crediti, punti energia, monete, bling, reazione. Va bene, accettiamo. 100 monetozze nel chill. Quindi qua possiamo tornare indietro. Diamo l'ok. E adesso. Oh, oddio, bellissima la schermata qua. Tanta bella robetta. Cosa abbiamo nel negozio di interessante? Ma da quanta roba? Oh, vabbè, perché giustamente. Oddio, c'è tutta la roba di corvo. Sto in mega happy per il corvo. Per vedere l'aggiornamento, intanto monete e crediti che andiamo a prendere molto, molto volentieri. Anche se non me ne faccio più tanto. Ma questa robetta qua, ragazzi, abbiamo... Wow, bella. Veramente bella questa reazione. Andando avanti abbiamo... Wow, questa icona la vado a impostare assolutamente. Poi abbiamo tutte quelle... La madonna quante del corvo fenice. Ragazzi, questa è ritornata a essere la mia skin preferita. Palese, troppo bella adesso. Poi abbiamo, vabbè, la doppia gettoni che si fa prendere per forza di cose. Qua di gratuito non abbiamo nient'altro. Abbiamo diverse offerte molto interessanti. Ovviamente, ragazzi, vi ricordo in fondo allo shop codice Raxor, quello sempre e comunque. Chiaramente il pass è rimasto lo stesso. Io, vabbè, ho 6 giorni ancora per finirlo, quindi ok. Per il resto, raga, andiamo a provare la questione stelline. Andiamo a prendere i nostri primi drop. C'è caccia al boss? No, purtroppo no, c'è annientamento in questo momento. Su annientamento comunque le mappe sono le stesse dei ricercati. Adesso facciamoci una partita qua per la nostra prima stellina. Proviamo con Brock. La vinceremo, la perderemo, chi lo sa. Magari a bot Robby, ma quelli contro sono bot. Com'è possibile? È anche vero che è appena uscito l'aggiornamento, quindi magari, vabbè, ci sta. Vabbè, qua su annientamento, raga, per chi non lo sapesse, vince la prima squadra che arriva a 10 kill. E in effetti è uguale identica ricercate. Cioè, letteralmente la stessa cosa. Non mi ricordavo che fosse proprio così. Infatti, non è che hanno modificato qualcosa o sono solo io smemorato? Credo che sia io smemorato. Però se comunque di base 10 kill ti davano 2 stelle, che poi, vabbè, in realtà non erano sempre 2, perché dal momento in cui c'erano anche le kill diventavano anche 3. Comunque in realtà ricercate diventa anche più veloce obiettivamente. Cioè è un po' diversa. Qua è solo devi fare proprio 10 kill. Ricercati potrebbero anche essere 6, 7, anche 5. Dipende dal contesto. Comunque qua direi che dovremmo vincere tra pochissimo. Questi sì, sono bot palesemente. E va bene così. Ci sta. Posso killarti, amico mio? Sto chiedendo troppo. Mi sa che sto chiedendo troppo. E mori. Cioè forza. Una kill manca. Qua uno preso. Altro colpettino. Vado di gadget. Niente, non ci va a morire quel ragazzo. Quel bot, anzi, è un bot. Quindi... Oh, ce l'abbiamo fatta. Oddio, regà, mega hype. Abbiamo la mia primissima stella. Attenzione, possiamo trovare skin. Possiamo trovare gadget, star power. Possiamo trovare reazioni. Possiamo trovare qualunque cosa. Comunque, dopo vado a mettere il corvo fenice, assolutamente. Ma attenzione, io faccio esci. In teoria me lo dovrebbe aprire subito. Ed eccolo qua. Attenzione, vado col primo. Vado col secondo. No, dirmi che era niente. Il primo. Poi il primo epico. No. E cos'è che abbiamo di interessante? Tocca per aprire. Oh. Vabbè, raddoppia gettoni, 1050. Per partire ci può stare, non mi lamento. Ok, rieccoci, siamo alla quarta. Io qua intanto stavo farmando su rapina in sta mappa nel chill. Però, visto che siamo in video e tutto adesso, io direi di mettere il corvo fenice che è devastante, ragazzi. Cos'è? Tanta roba. E direi di andare stavolta su KO. E quindi eccoci qua. Io comunque una l'ho persa, ma facciamo finta di niente. Ve l'ho per assurdo tagliata. Mi sa che siamo in bot. Ma come siamo in bot lobby, sì? Questi tre contro mi sembrano dei bot. Di nuovo. Ma siamo a 497 in questo momento con lui. Vabbè, meglio così. Vittoria facile. Facile che non l'andiamo sicuramente a buttare. Ed eccoci qua, primo round andato. Comunque stavo dicendo anche nella partita di prima che vi ho tagliato che in realtà un tempo è saltato fuori anche dalla chat che su annientamento le vittorie erano 8, non 10 come adesso. Quindi il fatto che prima non mi tornasse qualcosa ci può stare se effettivamente ricordiamo bene. Poi non so, ditemi anche voi nei commenti se vi ricordate precisamente sto fatto, ma io sono abbastanza sicuro che un tempo fossero 8. Qua niente, siamo 1v1. Bro, yeah. Vabbè, direi che abbiamo vinto noi. Ma come fate mi metta a morirci dai bot? Non si sa. Comunque, attenzione, vittoria fatta. Abbiamo la seconda stellina. Procediamo, usciamo. Si è ritornati a 500 coppie col corvettino. Ma eccoci qua. Raro, raro. Questo qua è raro per forza. Palese, infatti, vabbè, raro che comunque ci darà la bellezza di qualcosa che deve caricare. Qualcosa di potente. Oh, eccolo, 64 monete. Boh, va bene.
Allora, raga, ci siamo. Manca l'ultima. Io sono con Hank e stavolta andiamo in showdown. Voglio provare sopravvivenza perché mi hanno detto in chat che qualcuno è arrivato primo ma non gli hanno dato la stella. Quindi c'è uno scammettino, baghettino, qualcosa che non va. Ora lo scopriamo e ovviamente siamo contro i bot. Oddio, che è sto suono? Ho sentito un suono un po' strano. Vabbè, raga, niente. Oggi solamente contro i bot abbiamo giocato. Vi giuro, non l'ho fatta apposta. Qua il gioco mi ha voluto regalare delle vittorie a quanto pare. Ma a parte questo, bro, tranquillo, non mi sparare. Niente. Sì, tu vai per la tua strada, non c'è problema. Qua due piccioni con una fava li facciamo? Non proprio, ma in realtà anche sì. Vabbè, raga, veramente entusiasmante. Meglio così, almeno abbiamo la garanzia di vincere. Così possiamo anche vedere questa questione, se mi dà o meno la stella. Ma soprattutto è da capire se la stella te la dà solo con la vittoria, oppure se va bene anche una top 4. Perché solo con la vittoria da primo posto, non dico che sia scam, ci può anche stare. Però è un po' particolare come cosa, ecco. Dov'è che andiamo? Oh, bro, state calmi. Oh, impazzito. Tu sei un bot, dove vai? Ok, amico mio, per favore, grazie. Anche l'ultimo. Sarei tentato quasi quasi di arrivare secondo, giusto per avere la conferma di questa cosa. Ragazzi, per il content, sì, voglio arrivare secondo. Certezza assoluta non è detto, perché alcuni mi hanno detto che anche arrivando primo non l'hanno avuto sta stella. Non ho capito neanch'io bene, però nel dubbio arriviamo secondi. Così anche voi che state guardando il video potete avere più chiara l'idea. Certo, se adesso rigiocando arrivo primo e non me la dà, è un bel problema. Infatti non me l'ha data. Ok, riproviamo e stavolta arriviamo primi. Ed eccoci qua. Ok, questa non è contro i bot, dobbiamo impegnarci assolutissimamente. Quindi andiamo intanto di cassettina nel chill. Comunque dai, prima abbiamo trovato un epico, poi un raro, abbiamo l'ultimo. Magari un super raro, dai. Super raro sarei contento, anche se so già che troverò un raro. Guarda, bro, qua se per assurdo volessi, capito, no? Ah, bravo, ma che è snipe? Perché stava roteando? Vabbè, io ti spammo così, va bene lo stesso. Ok, tutto nella norma. Non ho capito bene, stava roteando, ma va bene, ci sta. Qua piccolo Leon, adesso, bellissimo. Guarda, bro, un altro colpettino, piccino picciò. Sesto, grande pesce, piccino picciò. Ha pure preso la super, non buono. Potrebbe essere assai pericolosa qua la situ. Ah, eccolo qua. Bro, vai nell'angoletto, così in realtà se ti chiudi, ipoteticamente, non uscendo più, io ti dovrei far esplodere con le mie bolle. E mo, qual è il tuo piano, zi? È chiuso, ragazzi, non può fuggire. Almeno non penso che lui possa. Posso farti di questo. Posso farti di questo. Ma no, un po' rischiato, eh. Attenzione che la vita è quello che è. Devo arrivare primo. Comunque sì, se non mi dà neanche la stella da primo posto è un bug, ragazzi, per forza di cose. L'unica cosa è che non so come fare ad arrivare primo, dato che ho solo 3 power up. Certo, ho comunque una bella vita, però vai a capire dove stanno i bro. Camperano proprio in modo prepotente. Ecco, mannaggia lui. Ok, buono. Se contro Sam è che se ciaone. Più difficile del previsto arrivare primi. Comunque nel dubbio vediamo. Secondo posto di nuovo stavolta. Non è che me la dà. No, non me l'ha data. Ok, dai, stavolta proviamo con RT. Vediamo se con lui se la facciamo ad arrivare primo su sta mappa un po' sbocco. Allora, raga, qua siamo quarti, no? Il match è quasi finito e io vorrei stavolta, aspetta che qua è molto interessante. Se contro Buzz con 8 power up, e che ne vai a dire qua? Posso provarci, ma niente, è la sagra dei secondi. Oh, eccolo, naggio. No, peccato. Sagra dei secondi posti, non ce la faccio. Però nel dubbio vediamo, usciamo. E chiaramente non me la dà. Non riesco ad arrivare prima. Allora, raga, siamo nuovamente quarti. Stavolta con Shelly. Vediamo se per assurdo può arrivare. Addio mio, manna, madò che bottarella di. Però, che casino incredibile. Non si è messi male, però ci sono anche un bel po' di power up. Io qua nel dubbio recupero la vita e poi provo a prendere tutti questi power up. Dai, con Shelly sono molto fiducioso. Con tutti questi power up anche. Poi l'ultimo, vai a capire dove sta. Oddio, no. Mannaggia Teo, sto Buzz camperato e te pare. Ok, più 10, quindi ipoteticamente dovrebbe darmela. Se non me la dà, quando mi si ero fatto, bellissimo. Se non me la dà è un bug. Attenzione, vedi, è proprio rotto. Niente, ragazzi, c'è sto sopravvivenza. Forse meglio così, perché se è un bug magari te la dà anche con la top 4, che sarebbe anche meglio. Per chiudere allora, st'ultima stella che mannaggia non riesco a prendere. Andiamo con Colt. Facciamo come ho fatto in tutte le partite che vi ho tagliato su questa mappettina, proprio belli chill. Vediamo. Ho finito il pass, è vero. Forse con tutte le missioni che ho fatto potrebbe essere finito. Non ci ho fatto caso. Comunque qua, ovviamente, col nostro Colt andiamo subito di gadget. Facciamo di questo. Qua purtroppo non sono riuscito a rompere bene, ma non è un po'. Grande che la Nita ha preso l'orsetto. Certo, potevo mirare un po' meglio anche io. Vediamo se ce la facciamo, ma credo di sì. Dai, con l'orsetto qua che spamma come un drago, in teoria. Oddio, però siamo molto. Che molto simili, 23%.
ancora, stavano con gli altri. E noi così, nell'arco di meno di un minuto, ci siamo fatti l'ultima stella. E va benissimo, ragazzi. Belli cillati, bellissimo così. Quindi, vediamo un po' se quest'ultima stella mi darà qualcosa di content. Attenzione. Oddio, già epico. Sì, attenzione. Vado avanti ancora. Brombel mitico di nuovo. No, epico è rimasto. Mannaggia. Però va bene. Oddio, ho sentito il rumore però tipo delle monete. Non dirmi che ci sono le monete. Me le ha voluto... c'erano le monete, me l'ha detto così. Ma questo è pure un bug tecnico in teoria. Vabbè, raga, non è andata male comunque. A livello di drop, due epici, un raro. Statisticamente ci può stare. Nuovi premi star tra 22 ore e 35, ovvero alle 10 di mattina. L'orario è quello. Vabbè, raga, fatemi sapere voi cosa ne pensate. Se vi piace questo aggiornamento, insomma. Per me questi nuovi premi star sono tanta roba. E a lungo andare vedremo cose astrali. Potrebbe anche ritornare la reazione alle vostre clip. Chi lo sa. Mi raccomando, un bel like, iscrizione, scampanellata tattica. Noi come sempre ci becchiamo alla prossima con un nuovo video. Bellissimo.